Vuoi assaggiare? Famigli ciao, sono Ale, vivo gluten free e cucino senza glutine per tutti. Se puoi vedere tutto questo è grazie al buon Luca dietro la telecamera che assaggia. Oggi vedrai dolci merende zeppolone di San Giuseppe. Ma quanto bello! Intanto iscriviti al canale, fallo subito se no ti dimentichi. Metti pure un like. Sì, subito. Iniziamo dalla pasta choux. Segnati questa ricetta perché va bene sia per lo zeppolone singolo che per i bignè farciti con ogni tipo di crema. Lo zeppolone, ma anche le zeppole tradizionali, le facciamo con un mix semplicissimo autoprodotto di farina di riso e fecola di patate. Mischiamo insieme e rovesciamo sull'acqua bollente. Luca! Rovesciamo in una ciotola e lasciamo raffreddare per un paio di minuti. Allarga bene. In un vecchio video dei bignè abbiamo già abbondantemente disquisito sul signor Choux che ha voluto inserire questa fase rognosa nel procedimento, cioè inserire un uovo alla volta ma solo quando quello precedente è stato assorbito. Nulla ti vieta di mettere tutto in planetaria, gancio a foglia, puoi fare lei a posto. Se lo vuoi fare a mano ti faccio vedere come faccio io. Tra l'altro in pasticceria il bignè, insomma, ha il suo costo. Alla fine della ricetta ti faccio sapere quanto risparmi facendolo in casa. Inforniamo. Diciamoci la verità, la parte più complicata è la cottura. A me ha inibito per un sacco di anni. Ti spiego come viene bene con il mio forno. 210 gradi ventilato per 30 minuti, lo zeppolone si gonfia e si dora. A questo punto abbassa la temperatura a 180, sempre ventilato, per una decina di minuti per farlo asciugare. Prova con il tuo forno, se non provi non puoi sapere se andrà bene. Queste temperature potrebbero cambiare con il tuo forno. Scrivi nei commenti come ti trovi, cercherò di aiutarti. Quando lo zeppolone è cotto, lascialo asciugare nel forno con lo sportello socchiuso. Se utilizzi un latte senza lattosio come me per la crema oppure una bevanda vegetale, questa ricetta diventa adatta anche per gli intolleranti al lattosio. Come bevanda vegetale io consiglio sempre il latte di riso, la bevanda di riso, perché è un pochino più neutra, si avvicina di più al sapore tradizionale della crema. La zeppolona puoi anche farla direttamente il giorno prima, la conservi in un sacchetto chiuso, poi il giorno dopo la tagli e la farcisci all'ultimo secondo. Il giorno dopo conservata in frigo è buona. Ugualmente, te lo assicuro. Quante versioni di zeppola ci sono in Italia? Tantissime. Fammi sapere com'è la tua zeppola nella tua città, sono curiosa. Fai attenzione. Oddio, quanto è bella! Adesso la parte più divertente. Vuoi la forchettina o andiamo con... No, io me la voglio mangiare. Come i barbari. È buona! Molto! Molto! Quanto mi costa? Meno di 5 euro! I 5 euro più belli della mia vita! Beh, diventa complicato a un certo punto, Ma quanto è buona! Family, se ti piace Vivo Gluten Free nella tua vita, condividi il video! Potresti essere utile a un sacco di persone! Ci vediamo giovedì alle 18 per una nuova fantastica avventura! Anna! C'è lo zeppolone! Lo sta mangiando tutto tua madre! Luogo! Corri!